Pollicioni verdi, benvenuti in questa nuova videopillola tratta dal Besprato Academy Planner. Se non sai che cos'è il Besprato Academy Planner, beh, vai nel link in descrizione perché si tratta dello strumento applicativo del metodo Besprato per avere un prato sano, forte e bello tutto l'anno. È iniziato ottobre, siamo arrivati alla settimana numero 40. Questo è un mese importantissimo per gettare le basi di quella robustezza del manto erboso che è necessaria a superare in maniera indenne la stagione invernale. Il freddo che tra poco arriverà e le poche ore di luce faranno sì che il prato venga messo a dura prova, la fotosintesi clorofilliana si ridurrà ed è per questo motivo che è molto importante eseguire tutta una serie di lavorazioni. Nella descrizione di questo video ti ho inserito proprio l'elenco di queste operazioni da fare nel prato. Si tratta di lavorazioni molto semplici che vanno dalla concimazione invernale alla stimolazione delle strutture vegetali passando per una doverosa protezione dalle malattie fungine. Nell'approfondimento nella guida troverai anche indicati i prodotti da utilizzare con i relativi dosaggi. Tra poche settimane, complice la poca presenza di luce, il brutto tempo, sarà veramente difficile eseguire queste lavorazioni, per cui ti invito a farle prima possibile. E concludiamo come al solito con i consigli di Micio Micione, la mascotte di Besprato, consigli che andiamo a leggere direttamente dall'Academy Planner. Questa settimana Micio Micione ci ricorda di rastrellare le foglie appena cadono sopra l'erba. Non è per nulla un consiglio banale, perché proprio la mancanza di ore di luce, la poca presenza di luce diurna è uno dei problemi più caratteristici della stagione invernale. Quindi mi raccomando, facciamo una buona pulizia costante per tutti i prossimi mesi.